quali sono i lavori per portare questa carabina ai suoi antichi splendori. Dopo un paio di video sul campo gara da field target, torno a farne uno un po' più tecnico. Qua dietro vedete una carabina. In questo video mi occuperò di ristrutturare, portare a nuovo un Anschutz 9003. Ma prima, velocemente, vi voglio ancora ringraziare, mi scrivete tanto, siete molto tecnici e quindi sono veramente felice di riuscire a fare dei video che vi coinvolgono e che insieme possiamo crescere, quindi. E ora andiamo a vedere che cos'è l'Anschutz 9003. Allora, voilà! Eccola qui, si tratta di una PCP Depo di qualche anno fa ed è una delle versioni più performanti in assoluto, infatti vedete 9003 Premium. È una carabina ferma da qualche anno che ha comunque evidenti segni di usura sulla parte del calcio, è stata comunque personalizzata con queste strisce qua a carbonio, i particolari insomma a corredo si vede che sono utilizzati, ha un'impugnatura che comunque è rotta, insomma ci sono una serie di lavoretti che bisognerebbe fare per riportarla ai suoi antichi splendori. Di chi è questa 9003? Un mio caro amico Guido ha chiesto se conoscessi qualcuno che vendesse una PCP usata. Allora io non ho fatto altro che entrare nella nostra SD dove ci conosciamo, quindi dove c'è rispetto reciproco e le armi eventualmente che ci vendiamo sono super controllate. E in effetti ho chiesto a Mirko, che voi avete già conosciuto perché è il possessore dell'astronave Anschutz, che ho già recensito, lascio il video da qualche parte, e lui effettivamente aveva questa arma qua, ormai ferma da un paio d'anni. Ho messo in contatto queste due persone e voilà, quali sono i lavori per portare questa carabina ai suoi antichi splendori. La prima cosa da fare, se un'arma è da tanto tempo ferma, è cambiare tutte le guarnizioni all'interno. Effettivamente basta un O-ring un po' secco con una microcrepa che ci sia una fuoriuscita, una perdita d'aria e quindi una mancata costanza. I nuovi O-ring recupererò online da casa madre e farò installare da un professionista. Dopodiché bisogna pensare alla parte estetica. Prima cosa, recuperare un nuovo grip per, insomma, cambiare questo qui che ormai è troppo usato. Secondo lavoro è pensare alla struttura del calcio. Questo qua credo che non sia alluminio, quindi non sarà possibile anodizzarlo. Penso che sia una di quelle leghe presso fuse, non ho idea bene, però ho già in mente come potrebbe essere verniciato, quindi o a caldo o verniciature a polvere. E daremo un colore nuovo a questa carabina. Ultimo passaggio, andare a rimettere in originale le componenti che sono state troppo personalizzate. Prima cosa da fare quindi è smontare completamente la carabina per liberare l'azione, liberare il calcio e poi tutte le componenti da lucidare piuttosto che cambiare. Quindi procediamo. Ok, guardiamo nel dettaglio, ho smontato l'impugnatura, questa è la sua vite, il serbatoio dell'aria e ho staccato la parte anteriore, collegata tra canna e telaio. Questo qui è il gruppo scatto, davvero molto bello, con la parte dello scatto infinite regolazioni per avere uno scatto forse tra i più leggeri e customizzabili possibili sul mercato. L'Anschutz è davvero fenomenale. Tutte le sue componenti che dovranno essere poi pulite. Quel che rimane del calcio, spoglio da tutta la componentistica. Questa qua è la scina che dovrà essere torta. Adesso credo che bisogna agire su questi nottolini qua che la tengono fissa. Sembra un lavoro da macelliere, dobbiamo togliere quelle spine là che tengono ferma la scina. Sto facendo fare lavoro a un professionista, Francesco. Avete visto? La prima spina è andata via. Non ci preoccupiamo tanto della vernice perché poi il calcio andrà a essere fatto nuovo praticamente. È diventato un affare internazionale, le migliori menti stanno collaborando per riuscire nell'impresa. Queste spine sono davvero ostiche. Ce la faranno i nostri eroi? Ah, certo, ci possiamo fare. Sì, va bene, va bene. Proviamo infine a togliere questa pellicola qua. I feel
perfetto, adesso è originale, occorrerà soltanto pulirla, soprattutto in questa parte qui dove c'è ancora della colla. Molto meglio, direi. Allora, conclusione del discorso per oggi, ho separato tutte le parti, in ultimo il calcio che adesso è completamente spoglio. Grazie all'aiuto di Francesco abbiamo tolto questa scina che è qui e ora con questo calcio posso andare a farmi dire qual è la procedura migliore per la sua verniciatura. Revisione fatta, mi è stato appena consegnato il gruppo scatto che ho già posizionato sul banchetto con il Croni per verificare la costanza. In teoria, se il lavoro è stato fatto in maniera impeccabile e la carabina quindi è in condizioni impeccabili, dovremo avere uno scarto velocitario davvero esiguo. Quindi proviamo subito cosa ci dice il test. Ok, 10 colpi fatti, vediamo il risultato. Abbiamo 10 colpi fatti, energia media 6,86 joule, velocità media 158,4, minima 157, massima 159,3, di cui un solo colpo a 157. E la deviazione è di 2,2 metri al secondo. Devo dire un ottimo risultato, il lavoro fatto su gruppo aria e o-ring ha dato i suoi frutti, ora la carabina è super performante. Molto molto contento del risultato, quindi adesso vi faccio vedere come funziona questo gruppo scatto. Questo è il caricamento, si tira indietro la leva e ovviamente da qua si inserisce il proiettile. Questa carabina ha anche questo pulsantino qua che ti permette praticamente di allenarti senza emettere aria, quindi con una basta premere qui e anche se si carica e si innesta quindi l'azione, non ci sarà erogazione di aria. Noi mettiamo invece in modalità spara tutto e faccio fuoco. Sorpresa delle sorprese, è appena arrivato il pacco. Cosa ci sarà dentro? Avete già capito, c'è il nuovo grip. Direttamente da Anschutz, voilà, ma che spettacolo. No, non siete in un film, è semplicemente il desktop del mio Mac. Allora, questo qua è il nostro grip vecchio, questo qua è il nostro grip nuovo. Allora, gli scassi, le scavature sono ovviamente identici. Cambia però la struttura dell'impugnatura, vedete? Questa qua è fatta per una mano destra, che poi è quella di Guido. Quest'altra qua invece, francamente, da quanto è scomoda, penso che sia addirittura una mano sinistra. Qua potete vedere bene come era, diciamo, rotto questa parte, una crepa molto importante. Questo qua è taglia M e in effetti la mia mano ci stava molto stretta, mentre questo qui, ok, è una taglia L, la mano si alloggia perfettamente e la mano di Guido ovviamente è identica alla mia o comunque molto simile. A questo qua poi verrà aggiunta la nuova guardia, identica a quella vecchia, installata in questa posizione. Abbiamo smontato la carabina, abbiamo analizzato i suoi particolari, abbiamo messo a posto il gruppo aria e abbiamo il nuovo grip. Nel prossimo episodio vediamo e analizziamo invece le lavorazioni sul calcio. A presto quindi!